Wikipedia mi ha cancellato. Amici di Playmaster Movie, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Sì, stavolta è toccato a me. Maurizio Martucci, nato a Roma nel 1973, giornalista e scrittore italiano, laureato in lettere all'Università Tor Vergata di Roma, laureato in scienze e tecnologie delle comunicazioni all'Università Sapienza di Roma, master post universitario in marketing alla LUIS Management, insegna il master all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Dal 1996 è iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, collaboratore di numerose testate giornalistiche nazionali, da Il Tempo ad Avvenire fino al Fatto Quotidiano, conduttore di rubriche su Radio Radio e Radio Manamana. In 25 anni di attività ha pubblicato 10 libri, dal bestseller di Inchiesta sull'11 novembre 2007 fino al Manuale di Autodifesa per Elettrosensibili e Stop 5G. Dal 2018 è promotore e portavoce nazionale dell'Alleanza Italiana Stop 5G e più volte intervenuto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, e così via. Questo e molto altro ancora, con tanto di collegamenti ipertestuali ai podcast su Radio 24 e Radio Svizzera Italiana, oltre ai video su Rai, Mediaset e La 7, da oltre 10 anni e fino a pochi giorni fa era scritto e si poteva leggere su Wikipedia, autoproclamata enciclopedia online, libera e collaborativa. Solo che dall'oggi al domani è però sparita la mia pagina biografica, così come l'indicizzazione da Google, censurato, cancellato, bannato. Perché? Bisognerebbe chiederlo all'amministratore o alla community di Wikipedia. O forse, chissà, potrebbe bastare la notizia diffusa dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ha rivelato come l'Ufficio Federale per la Sicurezza dell'Informazione, che controlla sia i dati internet dei servizi segreti esterni che dei servizi segreti interni, ha fatto 17.000 modifiche su Wikipedia, cambiando non soltanto voci relative a questioni politiche, ma ha preso di mira anche varie personalità, nonché giornalisti in genere. Quindi stavolta è toccato a me? Ma non lo so, forse può darsi. Di certo però il fatto crea un altro precedente allarmante da non sottovalutare, perché è certo come la mia persona e la mia attività giornalistica libera, indipendente e di inchiesta, centrata principalmente sulla denuncia dei lati oscuri della transizione digitale e del distopico futuro cibernetico, sia ormai stata messa in moto una vera e propria campagna di diffamazione, ostracismo orchestrato senza esclusione di colpi, con allusioni e menzogne nella consolidata macchinazione del fango. Tanto per fare due esempi, ricordo la lista di proscrizione alla Ernest von Salomon, pubblicata con tanto di foto segnaletica da Open, testata giornalistica online fondata da Enrico Mentana, oppure i ripetuti attacchi sferrati da Butak, puntualmente rimossi dopo l'intervento dei miei avvocati a difesa dei diritti inviolabili nella deontologica azione inversa e contraria ad un sistema proteso sempre più all'appiattimento nelle venine del pensiero unico. È la stampa, bellezza, o forse così dovrebbe essere. Quest'anno sprofondata l'Italia al 58esimo posto nell'indice internazionale per la libertà di stampa, davanti a Niger, Ghana e Kosovo. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Salute, Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo, Controllo Sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.oasisana.com. Ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV e sui canali di Come Don Chisciotte. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.